Noi ogni anno nella pubblicazione del calendario cerchiamo un partenariato che ci aiuti in questa guerra che conduciamo quotidianamente contro il cancro. E noi siamo qui a Scampia perché sappiamo benissimo che se si vuole battere il cancro e si vuole avere un'immagine di città civile, non si possono lasciare pezzi del territorio fuori da questa ipotesi. Chi non capisce che se non viene tutelata la legalità Scampia, non c'è neanche diritto alla salute per tutta la città di Napoli, non è veramente un nostro amico. Io ormai sono di casa a Scampia, dato che presiedo l'Osservatorio della Legalità, ormai ho tanti amici qua, seguo alcune attività, cominciando da Gianni Maddaloni, e quindi in effetti sono proprio di casa. Sono qua perché oltre che si presentava nella palestra di Maddaloni, ma anche perché nella zona di Scampia che l'osservatorio tende alla riqualificazione dei quartieri del nord di Napoli. Giorno per giorno, minuto per minuto, ringraziando Dio in tutto il mondo, non solo nel nostro paese, nella nostra regione, schiere di ricercatori lavorano e quindi si va ogni giorno un passettino avanti. Questo ci deve far guadagnare quella dose di ottimismo della volontà che ci fa guardare al futuro come in una prospettiva più rosea dell'oggi. Siamo orgogliosi di presentare questo calendario perché deve essere poi un riferimento per tutti i ragazzi, i giovani, gli sportivi, ma soprattutto la cittadinanza dell'ottava municipalità e soprattutto per le istituzioni che devono fare il proprio dovere se vogliono che i cittadini si comportino in maniera onesta e per bene. Nei diversi abili noto che hanno una marcia in più, hanno la capacità di comunicare con i ragazzi all'interno della palestra. Ho scoperto da un anno questo mondo e ne sono orgoglioso perché danno un senso alla vita ai ragazzi. Spesso i ragazzi mi sembra che non hanno niente, mi sembrano svuotati, non sono insoddisfatti da questa vita un po' troppo avanti con la tecnologia e con poca comunicazione tra di loro. Spesso i diversamente abili, non vedenti in questo caso, insegnano delle cose che sono fondamentali per la vita del giovane: apprezzare la famiglia, apprezzare i valori, apprezzare certe difficoltà che spesso loro si fermano a una piccola difficoltà, mentre con i ragazzi diversamente abili si è acquisiti veramente una forza maggiore.